Ricominciare dalle università, anche quelle più piccole, per rianimare la cultura del paese. Tornare presto in aula, in presenza e investire di più sulla ricerca. È la strada giusta per costruire un mondo di pace. È il messaggio della ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta questa mattina nell'Aula Magna dell'Università di Teramo al meeting internazionale Scienza per la Pace, organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri. L'università ha tanti compiti, ha il compito di insegnare, di formare e di fare ricerca, ma è anche un luogo e un riferimento per i territori e qui è stato assolutamente visto nella maniera giusta. Ministro, tanti giovani scienziati devono andare all'estero e in Italia non sono apprezzati particolarmente e non ritornano. Ma come fare? Bisogna lavorare su tanti aspetti. C'è un aspetto sicuramente economico e di sicurezza nelle carriere perlomeno, no? Quindi avere un percorso in cui se sei bravo sai che alla fine ce la fai in un certo tempo, non in 20 anni, magari in 10. E su questo stiamo lavorando attraverso la rivisitazione, proprio c'è un disegno di legge in Parlamento, rivisitazione del preruolo e delle carriere. Tornare a fare lezione in presenza da settembre è l'obiettivo primario del rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. L'Ateneo teramano ha provveduto infatti a vaccinare l'80% dei suoi studenti, uno sforzo organizzativo straordinario. La presenza qui del Ministro ci dice che si riparte dall'Università dopo questa pandemia. Sì, la presenza del Ministro è veramente un orgoglio, un onore per noi, anche perché ho avuto modo di raccontare al Ministro la nostra esperienza con l'hub vaccinale e si è mostrata anche lei orgogliosa del fatto che siamo riusciti a vaccinare circa l'80% degli studenti. Credo che è merito della nostra comunità cittadina di Teramo, della provincia, della diocesi, perché come ho ripetuto prima, Teramo offre un potenziale di ricerca, di centri di ricerca significativo, per cui solo l'osservatorio astronomico, il laboratorio del Gran Sasso, lo zooprofilattico, l'università con le facoltà di bioscienze e di veterinaria, poi il conservatorio musicale. Io credo che quello che se c'è stata attenzione verso questo territorio è perché il territorio lo merita. Il saluto di Papa Francesco alla comunità scientifica di Teramo ha aperto i lavori del meeting internazionale. Il Pontefice, dopo essersi complimentato con la diocesi, ha ricordato che non c'è conflitto tra scienza e fede e che gli scienziati svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione della pace. Desidero esprimere la mia gratitudine agli organizzatori del meeting La Scienza per la Pace, in occasione del Giubileo di San Gabriele, il cui santuario si colloca alle pendici del Gran Sasso, sede dei laboratori nazionali di fisica nucleare. Saluto le autorità accademiche e scientifiche, gli ospiti delle istituzioni nazionali ed europee e tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica.